questa conferenza stampa con la quale, per la quale vi ringraziamo di essere presenti e con la quale presentiamo le proposte di variazione al bilancio, saranno poi presentate alla commissione consigliare la settimana prossima e quindi in consiglio comunale la settimana successiva. E sono qui presenti al tavolo una rappresentanza della giunta, il sottoscritto, il vice sindaco, l'assessore alle risorse, l'assessore alla welfare di comunità, il segretario e i dirigenti preposti al bilancio e alle entrate e agli usciti. Dunque, tre parole chiave. Sono stati mesi intensissimi di lavoro di squadra, perché abbiamo lavorato come giunta coesa e assolutamente compatta. È un lavoro frutto davvero di tutta la giunta, non di una persona, in collaborazione strettissima con i dirigenti. È un segno importante, un segno significativo, perché non è una proposta fatta da un assessore, ma è una proposta fatta da una giunta intera e dall'amministrazione. È stato un lavoro durissimo, fatto di ore e ore passate insieme, che potrei definire un lavoro di lima, perché abbiamo limato i 1.000 euro, siamo andati a guardare i 1.500 euro per arrivare al risultato che poi diremo. Ed è un lavoro di progetti, perché è un lavoro frutto anche del fatto che abbiamo contemporaneamente iniziato a mettere in campo una serie di progettualità che ci hanno permesso di arrivare ai risultati che poi diremo, ma soprattutto che ci hanno permesso di impostare il lavoro per il prossimo anno e per i prossimi anni. Secondo punto, la situazione che abbiamo trovato è una situazione gravissima. Era essenzialmente quello che noi potremmo definire una sorta di bilancio semestrale, cioè un bilancio in cui alcune spese su capitoli fondamentali erano previsti semplicemente fino a giugno. Anziani inseriti in strutture e contemporaneamente non prevista la copertura della rete. Altrettanto, persone, magari adolescenti, bambini con endora, inseriti in strutture non previste alla copertura della rete. Verde ovviamente da tagliare, perché è chiaro che l'erba, indipendentemente da qualunque amministrazione, cresce. Ma non previsti i soldi per il taglio dell'erba da settembre in poi. E una manutenzione strada non coperta. Sarebbe triste dire il quasi nulla trovato sulla cultura, sulle politiche educative, su partite importantissime come queste e come il turismo. Non solo devo dire quasi nulla di soldi, ma anche spesso quasi nulla di progettualità. Ora, che cosa abbiamo fatto quindi? E dopo l'assessore Manzi lo illustrerà nei dettagli. Abbiamo messo in atto una riorganizzazione che è fondamentale perché il funzionamento della macchina comunale, della struttura del comune è fondamentale per arrivare a risparmi, a progetti, a minori spese e poi a investimenti più efficienti. Riorganizzazione, programmazione, come abbiamo dimostrato, dimostreremo ancora, io ricordo che a fine settembre ci sarà l'inizio di un piano di culturale, programmazione culturale della città di Cremona 2015. Abbiamo detto limato tantissimo, abbiamo verificato, costruito progettualità e siamo riusciti a conservare servizi essenziali nel sociale,
sicuramente, ma servizi essenziali come appunto quanto possibile il bere. Tra l'altro sottolineo che l'abbiamo istituito noi però, il Fondo di Solidarietà, perché non c'era traccia di questa partita, nonostante fosse stata annunciata nel bilancio che abbiamo trovato. L'abbiamo istituito e adesso inizieremo a riempire. E questo ha portato sicuramente a dei risparmi, ma tutto questo lavoro è il viatico per un lavoro fruttuoso per il prossimo anno. Da ottobre, terminando il consiglio dell'ultima settimana di settembre, le variazioni di bilancio, seguiremo con forza e con assoluta dedizione il bilancio 2014 fino all'ulteriore tappa che sarà a fine novembre e poi fino al 31 dicembre, e inizieremo immediatamente a pensare al bilancio preventivo del prossimo anno con quelle premesse che pensiamo di essere positive, buone e come ho detto prima: progettualità dell'organizzazione, programmazione, lavoro di squadra. Ora lascio la parola all'assessore Manzi che illustra nei dettagli il lavoro fatto e i risultati che portano le proposte di variazione del bilancio. Quella di coordinare gli altri 28 piani di intervenzione e i 25, cioè la settimana prossima, noi cercheremo dal ministro insieme, abbiamo gestito queste cose, e con l'ANCI, per chiedere, per presentare alcune richieste, posso anticipare una che è importantissima per chiunque sponsor del teatro chiede, e per la realizzazione delle sponsorizzazioni per il teatro. Azione molto importante, perché sapete che nella legge francese è prevista per il teatro di arte sinfonica, ma se fosse prevista anche per il teatro di tradizione, sarebbe davvero un aiuto molto forte. Stiamo lavorando intensamente su un bilancio progettuale insieme al sovrintendente e poi coinvolgendo anche il Consiglio di amministrazione, perché per noi tanto perché è assolutamente importantissimo e centrale in città, e il 30 o intorno a quella data, settembre, nella programmazione culturale di cui parlavo prima, e poi nel mese successivo renderemo questi interventi. Sulla istituzione e soprattutto Montevideo ci sono due progettualità, una la presenteremo la settimana prossima, che è il rilancio, diciamo, della parte civica dell'Istituto Monteverdi, e l'altra è l'inizio di un lavoro insieme al Pareggiano, in particolare insieme al direttore Loro Serzani, per arrivare a un rilancio di entrambe, come dire, le realtà, che in realtà sono parte del senso di tutto. La settimana prossima invece ci sarà una conferenza stampa, la settimana successiva la presentazione di una parte. In virtù di questi progetti fatti, in virtù del fatto che l'amministrazione si è messa accanto a questa istituzione e con il loro aiuto e con il nostro aiuto, cioè insieme abbiamo formato dei progetti che speriamo, continuiamo, non solo di sparare, ma anche di giovincare, in virtù di questo fatto è stato possibile fare questa operazione del CD, che è il teatro Pompieri del Cure per il 2014 di 150.000 euro. Ma con la chiarezza che diciamo che siamo pensati all'inizio del 2015 e con altrettanta forza, perché davvero, scusate, chi non cogliesse questo punto non coglierebbe davvero ciò che sta avvenendo, ciò che è accaduto, con altrettanta forza dico che questi contributi saranno restituiti entro il 31 gennaio del prossimo anno, in accordo con loro, ma l'accordo è pieno soprattutto sul bilancio progettuale, sempre il bilancio progettuale insieme e insieme alle altre culturale della città, neppure questa operazione sarebbe stata possibile. Contiamo sul fatto che questo rilancio porti maggiori introiti gli anni prossimi e sicuramente un complessivo avvicinamento per un rilancio di questo.